chiamata perché i lavori sono anche abbastanza intensi e sarebbe bello lasciare un po' di spazio alla discussione, eventuali domande o chiarimenti che volete avere dagli ospiti presenti. Allora, questo corso è la seconda edizione di un corso organizzato dalla cattedra Jean Monnet dell'Università di Bari, iniziato l'anno scorso. Il titolo del corso, che sarà ripetuto per 3 anni all'Italia, Europa nel mondo contemporaneo e i dilemmi del presente, per una didattica dell'Unione Europea e della cittadinanza europea. Questo corso è una sperimentazione in cui siete coinvolti un po' tutti e quindi gli spazi di discussione e i laboratori didattici della giornata di domani sono preziosi per questo, perché abbiamo pensato di provare a comunicare e a insegnare la storia dell'integrazione europea non come si fa solitamente, ma ancorandola alla storia contemporanea, soprattutto alla storia dell'Europa. Già l'anno scorso avevamo preparato una serie di percorsi, sia tematici, sia di approfondimento e laboratori, che consentissero di tornare sulle questioni, i dilemmi del presente legati appunto all'Unione Europea, a partire da grandi temi che potevano trovare un'origine nella storia medievale, nella storia moderna, non per forza solo nell'età contemporanea. Quest'anno, su proposta e sollecitazione di Antonio Busa, dopo i fatti noti della legge famigerata ormai sull'educazione civica che nell'agosto dell'anno scorso è stata votata dal Parlamento, abbiamo pensato di aggiungere a questo percorso una serie di temi, di questioni che indirettamente o direttamente si collegano alle tematiche cosiddette della cittadinanza. Ecco perché è una sorta di approfondimento sulle questioni della cittadinanza e della cittadinanza europea in particolare. Perciò sono particolarmente felice di avere come introduzione a tutto il corso l'intervento del professor Luigi Caiani, che ha insegnato alla Sapienza di Roma, ma che si occupa da tantissimi anni di didattica della storia, l'insegnamento della storia, e fa ricerca su queste questioni nell'ambito di associazioni internazionali di progetti di ricerca europei. È stato protagonista di molte indagini, ricerche, riflessioni. L'ultimo lavoro che ha curato insieme ad altri studiosi internazionali riguarda proprio l'insegnamento della storia e i conflitti sull'insegnamento della storia nell'età post-guerra fredda, le cosiddette guerre sulla storia. Si è occupato di tutti i temi che riguardano ovviamente la didattica della storia e l'insegnamento della storia, in particolar modo uno dei temi che ha sempre seguito è proprio la questione dell'educazione alla cittadinanza. Siccome c'è molta confusione su che cosa sia l'educazione alla cittadinanza, che cosa sia, se è diversa o non è diversa, sull'educazione civica e che cosa ci chiede l'Europa, che ha sempre detto nelle sue risoluzioni che le famose competenze chiave, termine aborrito così dal professor Caiani, sono competenze chiave di cittadinanza, gli abbiamo chiesto con la sua consueta lucidità di dirci che cos'è l'educazione alla cittadinanza nel quadro europeo, come la si insegna, come la si intende, quali sono i punti critici. Quindi con molto piacere vi lascio subito la parola. Molte grazie per la simpatica presentazione. Mi imbarazza un pochino la domanda che mi viene rivolta all'inizio: che cos'è l'educazione alla cittadinanza? Un pochino dovrebbe partire da questo lato. Perché è una domanda quasi impossibile. In quanto sotto educazione civica, educazione alla cittadinanza, ci sono delle esperienze storiche talmente diverse che definire un quadro unico è veramente più che difficile, proprio impossibile.
forse sarà un pochino difficile anche convincere questo computer a mettersi in moto. A volte ci sono i processori un po' lenti, insomma, siamo pazienti e fiduciosi di alcune. E vabbè. No, decisamente un pochino più lento. Anche perché non è un PowerPoint particolarmente pesante. Ok. Bene, allora cerchiamo di dare alcune coordinate generali. Intanto l'educazione alla cittadinanza, adotto questo termine per comodità, ma l'esperienza insegna che in assoluta sinonimia con educazione civica e con tante altre definizioni che troviamo in un contesto non italiano, in Germania, Staatsbürgerkunde, citizenship education nel mondo anglofono, education civique o la citoyenneté in francese e così via. Quando poi andiamo a vedere che cosa c'è concretamente, è andato oltre? Perché io poi qui invece ho una diversa da quella che qui compare. Sì, ma lì però continua. Non corrisponde all'immagine sullo schermo all'immagine proiettata. Devo dire che è la prima volta che mi capita, con i computer ne capitano tutti i colori, questa è la prima che mi capita. Allora, poi ricominciamo la gara. Concentriamoci in modo da convincere il cervello del computer. E va, è andata. Allora, avevo iniziato a dirvi, le coordinate più generali che si possono dare, osservando al di là della nomenclatura i contenuti delle varie forme di insegnamento, è che noi ci troviamo sempre in un campo di tensione fra le conoscenze fattuali e i valori, ovvero sia l'educazione civica o la cittadinanza. Si sposta talora più verso la trasmissione di informazioni, soprattutto sui sistemi giuridici e politici, talora invece soprattutto verso sistemi valoriali che debbono informare il buon cittadino. Quindi da un lato a un estremo, che talora è stato anche messo in pratica, noi abbiamo l'educazione civica come insegnamento del diritto, in particolare costituzionale, dello Stato in cui ci si trova, e dall'altra, come vedremo per il caso italiano attuale, verso un insieme eterogeneo che comprende assolutamente qualsiasi cosa, una specie di contenitore indifferenziato, dall'educazione alla salute, all'educazione all'affettività, fino invece anche alla Costituzione dello Stato. Quindi questo è un primo elemento che naturalmente mostra quanto sia difficile dare una definizione di ciò che è nella pratica l'educazione alla cittadinanza, perché ci può essere assolutamente di tutto. E questo però è anche molto significativo, come cercherò di dimostrare con degli esempi. Poi, dal punto di vista disciplinare, talora questo insieme viene presentato in maniera trasversale attraverso tutte le discipline come, diciamo, l'obiettivo sommo della pratica scolastica,
quell'obiettivo sommo che Lombardo Radice, quando fece la riforma insieme a Gentile, attribuì invece alla religione cattolica. E anche questo rapporto fra religione e educazione civica, potremmo dire fra religione in senso proprio, religione civile, è un elemento da tenere presente nel valutare le proposte che vengono fatte. Oppure si ha un vero e proprio caso di autonomia disciplinare, anche se poi forse dire disciplinare è molto azzardato quando appunto ci troviamo a un contenitore dove c'è dentro di tutto. Quindi c'è un grosso problema epistemologico, problema assolutamente risolvibile all'interno dell'educazione alla cittadinanza. Un altro elemento caratteristico di quasi tutte le iniziative in questo campo è il rapporto privilegiato con la storia. Non esclusivamente, perché talora questo rapporto, come vedremo, è molto forte in antitesi con la religione. Pensate per esempio al caso dei vari Länder tedeschi, dove è obbligatorio, così come in Italia, l'insegnamento della religione cattolica o luterana, e in alternativa però si può decidere di prendere etica, un'etica laica, i cui contenuti però sono molto vicini all'educazione alla cittadinanza. Poi naturalmente accanto a questo c'è anche un insegnamento specifico di politica. Ecco lì per esempio spesso compare il termine politica, che corrisponde al nostro educazione alla cittadinanza. Beh, questo rapporto privilegiato con la storia ha una vicenda molto particolare, perché in realtà nel corso dell'Ottocento, quando vennero definiti i programmi scolastici che noi conosciamo oggi, quindi tutta una serie di materie di base che ancora oggi permangono, non esisteva l'educazione civica, c'era l'insegnamento delle religioni che appunto doveva formare l'etica, la morale del cittadino, e quindi il compito civico era delegato alla storia. E questo è stato il peccato originale della didattica della storia, che ancora nella stragrande maggioranza dei casi ci portiamo presso oggi. Quindi insomma, per concludere questa prima parte generissima del discorso, l'educazione civica è lo strumento scolastico privilegiato di controllo politico e sociale. Con alcuni esempi, presi qua e là nel tempo e nello spazio, vi darò un quadro assolutamente non sistematico, semplicemente degli spunti di riflessione per capire che cosa è in concreto l'educazione civica. Inizierò con queste parole che Ernest Lavisse, non solo uno dei più grandi soci francesi dell'Ottocento, ma autore di uno dei manuali di storia che ha avuto il maggior successo, è stato sul mercato francese per più di 40 anni, fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Lavisse si rivolgeva in questo modo nel 1885 agli insegnanti elementari. E appunto qui vedete il taglio morale patriottico, ho evidenziato in rosso alcune parole chiave, che viene dato all'insegnamento della storia della scuola primaria, e scrive: se lo studente non sa che i nostri avi hanno combattuto su mille campi di battaglia per delle nobili cause, se non ha imparato quanto sangue e quanti sforzi ci sono voluti per fare l'unità della nostra patria, e qui arriva la rivoluzione francese, per liberarla poi dal caos delle nostre istituzioni invecchiate, le leggi che ci hanno fatte liberi, insomma, se lo scolaro non porta via con sé il ricordo vivo delle nostre glorie nazionali, se non diventa un cittadino compreso dei suoi doveri e, badate bene, un soldato che ama il suo fucile, il maestro ha perso il suo tempo. Quindi un altro elemento importante, in buona parte questo tipo di educazione contiene un elemento militare. Questo oggi non sarebbe più, diciamo, accettabile in molti stati, fuorché in qualche caso come questo, l'attuale Federazione Russa, dove appunto nel 2000, dopo aver dichiarato che il paese si trova in un grave stato di crisi economica, sociale, di valori, si introduce l'educazione patriottica. Un'educazione patriottica che doveva essere, che è,
destinata alle scuole, ma non soltanto, anche agli adulti, che appunto prevede la formazione e lo sviluppo di valori socialmente significativi, lo sviluppo della cittadinanza e del patriottismo è parte integrante di questa educazione patriottica, e l'educazione militare dei cittadini, che per esempio viene realizzata invitando i veterani di varie guerre nelle scuole e così via. Quindi, come vedete, il militarismo è ancora un elemento costitutivo dell'educazione patriottica. Possiamo dire che in questo caso patriottica è uno dei tanti sinonimi di educazione civica. E torniamo adesso ad uno Stato che non esiste più, la Repubblica Democratica Tedesca, sempre appunto facendo attenzione al ruolo che aveva l'insegnamento della storia. C'era anche naturalmente un insegnamento di Staatsbürgerkunde, che potremmo tradurre come appunto educazione alla cittadinanza, che però aveva un programma esclusivamente di carattere filosofico, cioè si insegnava i principi del marxismo e del leninismo, quindi non aveva tanto un taglio di tipo giuridico. E quindi, diciamo, la funzione civica era affidata all'insegnamento della storia nel modo appunto in cui vedete. Questo, fra l'altro, l'ho preso dall'ultimo programma di storia della Repubblica Democratica Tedesca, che, come potete vedere benissimo dalla data, non entra ormai in vigore, comunque fecero in tempo a stampare i manuali. E appunto si dice che l'insegnamento della storia è impostato sulla visione marxista-leninista. Ed ha un ruolo decisivo nella formazione della coscienza storica socialista degli studenti. Il termine coscienza storica ricorre ormai abbastanza spesso e nasce appunto in ambito tedesco, però tedesco federale, negli anni 70, proprio per definire in che modo l'atteggiamento verso insieme il passato, il presente e il futuro si sviluppa negli individui. Quindi loro riprendono il termine coscienza storica che era stato formulato nell'altra Germania, ma ci aggiungono giustamente dal loro punto di vista il socialista. Quindi, come vedete, la forma di controllo e potremmo dire di indottrinamento molto orientato pone quindi le basi della loro visione di classe, approfondisce, ecco, il loro amore per la patria socialista, ma naturalmente anche lo spirito antiimperialista, quindi una dimensione prima patriottica e poi però internazionale, come era appunto nei principi del comunismo, e li rende capaci di orientarsi correttamente nelle lotte politiche del presente. Naturalmente in altri stati si direbbe orientarsi invece nel presente, senza appunto introdurre il termine della lotta politica. E poi contribuisce allo sviluppo di una visione scientifica del mondo, il marxismo scientifico, e dell'educazione politico, ideologica e morale degli studenti. Un linguaggio che con qualche lieve modifica possiamo anche riconoscere in altri sistemi di paesi democratici. Un esempio assolutamente attuale, come vedete risale a pochi giorni fa, la dichiarazione del direttore della Commissione per le leggi fondamentali di Hong Kong e Macao, che di fronte ai disordini dei quali appunto siamo tutti quanti a conoscenza, cosa propone per, diciamo, irregimentare i rivoltosi e renderli buoni cittadini, rafforzare l'educazione patriottica dei nostri compatrioti di Hong Kong e Macao, soprattutto i funzionari statali, che evidentemente a loro avviso non sono stati sufficientemente educati in questo senso, e dei giovani, insegnando loro che cosa? La Costituzione, le leggi, la storia e la cultura della Cina, cioè quindi insegnare loro la storia della Cina in un certo modo a ciò che ad essa si deve. E quindi in questo modo svilupperemo la loro coscienza nazionale e lo spirito patriottico. Come vedete, senza tanti altri fronzoli, un uso assolutamente civico dello studio della storia. Veniamo adesso a un contesto molto vicino, iniziando dal Regno di Sardegna. L'inizio di questa citazione dei programmi del 1856 richiama un dibattito che ormai in quel momento stava finendo.
al dibattito, cioè su quale storia insegnare, se una storia mondiale o una storia nazionale. La storia mondiale era stata introdotta in Germania negli anni 70 del Settecento da tutto un gruppo di storici legati all'Università di Göttingen, che era appunto un baluardo dell'illuminismo tedesco, e aveva avuto un certo successo, poco fuori della Germania, maggiore all'interno della Germania, ma comunque aveva avuto un certo successo. Poi però chiaramente una storia mondiale che, come dichiarava uno dei suoi fautori, Schulze, doveva essere senza patria e senza orgoglio nazionale, nel contesto romantico, nazionalistico dell'Ottocento non funzionava molto. Quindi a un certo punto in Germania, comunque, si passa all'insegnamento della storia della nazione in quanto biografia, la quale deve creare lo spirito patriottico, il buon cittadino e, come avete visto dalla Viss, anche il buon soldato contro il prossimo nemico. Quindi appunto per questo dice: meglio di una storia universale, troppo difficile insegnarsi a prendersi. Devo dire che è un discorso che si sente ancora oggi, che sia difficile insegnare a prendere la storia mondiale. Giovi a queste classi, le classi appunto della scuola elementare, la storia della nostra nazione, il quale divisamento fu consigliato ancor più dal pensiero che si fatte lezioni, quindi il motivo fondamentale non è che è troppo difficile, è che il nostro obiettivo è un altro, ovvero sia si fatte lezioni abbiano i giovani ad imparare a conoscere le vicende dell'Italia antica e moderna, a trarre da essi utili esempi di amor di patria. La stessa amor di patria che cent'anni più tardi troviamo, 100 più anni più tardi troviamo nella Repubblica Democratica Tedesca, ma non solo, e poi appunto di informarsi al più elevato sentimento della nazionalità e della dignità civile. E veniamo ai eventi più recenti dell'Italia. Sapete che appunto l'educazione civica viene inserita, ma in maniera appunto abbastanza indefinita, nel 59, nei programmi del 79 della scuola media troviamo entrambe le dimensioni, quella trasversale attraverso tutte quante le discipline come coronamento di tutta quanta l'esperienza scolastica, ma anche una specificità. Non so se ricorderete che a quei tempi normalmente il manuale di storia per le medie era storia di educazione civica con semplicemente la Costituzione alla fine del libro. Qui appunto si cerca di sviluppare meglio l'insegnamento dell'educazione civica. Ricerche fatte subito dopo dal Ministero mostravano che in realtà continuava a essere per lo più ignorata, tranne qualche superficiale lettura della Costituzione. E comunque appunto, per quanto riguarda l'aspetto specifico, che appunto si accompagna a quello trasversale, si diceva che funzione dell'educazione civica, a partire dai suoi primari motivi di educazione morale e civile, quindi come vedete l'educazione morale e civile è ancora alla base di tutto, però poi ad essa si aggiunge una più puntuale conoscenza di aspetti costituzionali e giuridici nello Stato italiano. Quindi appunto far maturare il senso etico come fondamento dei rapporti dei cittadini, siamo sempre appunto nella formazione morale. Poi il compito storico delle generazioni e dei singoli, frase su cui si potrebbe molto discutere, ma insomma poi spesso questi programmi hanno degli aspetti enfatici che spesso sono il riflesso di dibattiti che si sono fatti nelle commissioni. E poi però appunto promuovere concreta e chiara consapevolezza, eccetera, eccetera. Poi però, qui si arriva a due elementi interessanti: mostrare come gli ordinamenti e le strutture civiche e politiche sono risultati di un processo storico. Questo è molto interessante perché dà alla storia soprattutto una funzione cognitiva e dà al diritto una dimensione storica, quindi sotto questo punto di vista anche un diritto che è continuamente frutto di contrattazione e non invece qualcosa che è quasi assoluto. E poi, comunque, e qui arriviamo quindi alla specificità, il nucleo di tutto questo è la Costituzione italiana, che naturalmente non ha soltanto elementi tecnico-giuridici, ma anche degli obiettivi più generali. E quindi questo programma cercava di tenere
in equilibrio questi due aspetti, la trasversalità e la specificità. Veniamo a quello che è stato citato prima, che dovrebbe entrare in vigore, perché non si sa mai, ma comunque, perché poi sapete che le vicende di educazione civica in Italia negli ultimi anni sono state un pallare continuo, una specificità di Penelope. Allora, vi avevo detto appunto che l'educazione civica può avere un aspetto molto tecnico oppure diventare un contenitore indifferenziato dove c'è tutto quanto, e questo è appunto il nostro caso, perché se si parte una precisazione, questa è una legge, e la cosa curiosa è che è una legge che di fatto è un programma, cioè non è che noi abbiamo per esempio una legge con un programma di matematica, no? Laddove invece appunto in maniera anche direi abbastanza confusionaria, se vi andate a vedere penso che mi darete ragione, però questa legge invece di dire si istituisce l'educazione civica e poi si dà compito alla commissione ministeriale di stendere i programmi anche per i vari di scuola, si fa una cosa ibrida, cioè si entra dentro, anche se senza distinzione di ordine di scuola, si entra dentro quello che di fatto diventa un programma, e vedrete in maniera anche abbastanza caotica, perché appunto vabbè, si parte Costituzione italiana, e su questo non c'è nulla da obiettare, istituzione dell'Unione Europea, poi diritto, in particolare quello del lavoro. Questa non è una sintesi, io proprio ho preso pezzetti della legge uno per uno. Perché in particolare quello del lavoro e non anche altri? Non per esempio quello fiscale? Poi c'è tutto questo insieme, educazione ambientale, sviluppo sostenibile, identità, però identità declinata come? Locale, individuale, nazionale, no, identità. L'identità è sempre stato un termine molto controverso nella scuola italiana, ricorderete il problema dell'identità europea, regionale, italiana, della Moratti e così via. Comunque sono. Poi produzione e eccellenze territoriali agroalimentari. E qui voglio dire, la cosa diventa imbarazzante perché loro l'insegnante dovrebbe anche diventare esperto di parmigiano reggiano, di Brunello di Montalcino, e scusate in questo momento ditemi un'eccellenza agroalimentare pugliese. Olio. Per esempio, approfittato in questi giorni. Puoi naturalmente anche diventare esperto di DOC, DOCG, PC, insomma, va bene. Poi arriva il contrasto alle mafie, che uno supporrebbe dover far parte del diritto, che però gli deve essere soprattutto il diritto del lavoro. In realtà capite benissimo tutte le tensioni, le pulsioni che ci sono dietro, no? Quindi, come dire, è una specie di quadro di tante chiacchiere o dibattiti più approfonditi che si sono fatti in tanti tribunali. Poi patrimonio culturale e beni pubblici, protezione civile, educazione stradale, manca l'educazione all'affettività che invece era messo la Moratti, cittadinanza digitale, l'ho messo in rosso perché curiosamente alla cittadinanza digitale in questa legge è dedicato un intero articolo, quindi questo mostra anche il caos, non dedichi un intero articolo a un elemento di un altro insieme. Perché hanno voluto insistere su questo? Perché c'è tutto questo mito delle fake news e che uno si espone la propria... Perché infatti poi, andando lì a dettagliare in questo articolo, a difendere la propria reputazione in rete e così via, e poi naturalmente il diritto alla salute e al benessere della persona, cioè dietro il problema ai vaccinisti, antivaccinisti e così via, volontariato, oltretutto sei volontariato per quale ragione dovrebbe diventare un insegnamento, e cittadinanza attiva. Insomma c'è un caos totale che pone dei grossissimi problemi anche dal punto di vista della formazione degli insegnanti e di chiunque, perché è un tale pupurrì di cose che però appunto mostra un intento ben preciso di controllo sociale, di organizzazione di comportamenti e così via. Ora, quali sono le tendenze europee? Dunque, intanto negli ultimi anni noi osserviamo in generale una tendenza a aumentare lo spazio dato all'educazione, alla cittadinanza, sia in termini di ore curricolari che di autonomia disciplinare. E questo normalmente a costo zero, ovvero sia senza aggiungere ore. In qualche caso, come nel Belgio fiammingo, sono state tolte ore alla lingua locale. In Italia, beh, si vedrà,
però certo molto ha ragione sul rumore che verranno tolte ore al comparto di cui fa parte anche la storia. Quindi questa è la tendenza generale degli Stati europei. Vi darò poi alcune indicazioni su come andate a cercare l'unità, anche se ne è stato concesso un tempo abbastanza lungo. Comunque, come vedete, la materia è talmente vasta che anche dare un buon numero di indicazioni richiederebbe troppo tempo. Soffermiamoci invece su un aspetto che probabilmente è più importante anche per il suo impatto che ha sulle politiche nazionali, ovvero sia il rinnovato impegno dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa come risposta intanto a nuovi problemi socio-economici che si stanno ponendo in tutti gli stati con la crisi, i cui strascici non sono ancora finiti. Poi quella che viene denunciata costantemente, ciascuno stabilirà se ha torto o ragione, una mancanza di fiducia nei processi democratici che sembrerebbe investire la maggioranza delle società europee. Poi i problemi creati dal multiculturalismo sotto la spinta appunto dell'immigrazione crescente e poi i problemi legati all'estremismo, in particolare un estremismo che diventa terrorismo. Quindi negli ultimi anni, vi darò adesso proprio qualche punto di riferimento per orientarvi, le istituzioni europee, diverse fra di loro, l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, ma anche in buona parte coincidenti, hanno cominciato a produrre una serie di documenti e a fare una serie di iniziative politiche per affrontare questi problemi. Quindi, come vedete, l'educazione alla cittadinanza risponde molto, e qualcuno potrebbe obiettare troppo, agli stimoli del presente, senza quindi avere un progetto generale, ma essendo semplicemente una risposta a situazioni di emergenza con scelte emergenziali. Se noi osserviamo infatti l'attività del Consiglio d'Europa, vediamo una cosa molto interessante. Il Consiglio d'Europa nacque nel 1949, il suo obiettivo era quello di creare una cultura europea, in particolare basata sulla visione europea della storia, per superare il nazionalismo e quindi mettere le basi culturali dell'Unione Europea. Quindi per un lungo tempo, alti e bassi, fino al 1991, tutta l'attività del Consiglio d'Europa, che per esempio raccoglieva molti storici nelle sue conferenze, produceva materiali, raccomandazioni sull'insegnamento della storia, si è occupata esclusivamente di storia. Nel 91, capite bene che cosa significa questa data, inizia una seconda fase, soprattutto rivolta ai paesi dell'Est che in quel momento cominciano breve tempo a entrare nel Consiglio d'Europa e poi anche nell'Unione Europea, perché si vede come obiettivo fondamentale la necessità di sostenere con un certo insegnamento della storia, ma anche a questo punto della società, la transizione democratica in questi stati, spesso fra l'altro creando un conflitto fra una visione sovranazionale che era tipica ovviamente del Consiglio d'Europa e invece tutti i nazionalismi che erano fondamentali nei nuovi stati che si creavano. In questo contesto si sviluppa molto anche un gruppo di iniziative di educazione alla pace, potrei citare per esempio quella che riguarda Cipro, ma anche alcune che riguardano i Balcani subito dopo la guerra che lascerà gli stati nati dopo la fine della Jugoslavia. Quindi sono tutta una serie di iniziative, non tutte esclusivamente del Consiglio d'Europa, per creare attraverso l'insegnamento della storia un contesto di incontro pacifico fra comunità, tipo appunto pensate alla Bosnia, che erano state lacerate dalla guerra. Poi però appunto l'attenzione si sposta progressivamente dalla storia all'educazione alla cittadinanza, fino a abbandonare completamente la storia nell'ultimo progetto e concentrarsi esclusivamente sulla cittadinanza, funzionalizzando la storia appunto alla cittadinanza. Ed è il caso di questo progetto che è stato lanciato nel 2015 e che è ormai in fase di conclusione. Come vedete il titolo è molto chiaro, educare alla diversità e alla democrazia, e diversità ormai è diventato un termine che non può mai mancare,
studiare la storia nell'Europa contemporanea, mentre prima ci si concentrava sempre su eventi storici che si cercava di vedere dal punto di vista di vari stati. Per esempio, l'ultimo progetto a cui partecipai identificava alcuni elementi comuni della storia d'Europa, come l'industrializzazione o i sistemi scolastici, osservandoli all'interno di vari stati, mostrando per esempio che cosa era stata la rivoluzione industriale in Polonia, in Italia, in Grecia, le differenze, le somiglianze, quindi vedere appunto questi fenomeni da un punto di vista europeo e non dei singoli stati. Adesso invece nel programma, come vedete, non c'è più nessun evento storico, c'è soltanto diciamo lo sviluppo di un pensiero storico che deve servire, in quanto di per sé pensiero critico, allo sviluppo di un atteggiamento positivo in termini di cittadinanza. Quindi si dice, perché la storia è importante? Perché la prospettiva storica è la base della cittadinanza attiva, quindi c'è prospettiva storica anche analisi critica delle fonti, no? Poi un approccio critico alla nazione, quindi chiaramente in funzione antinazionalistica, perché la storia ci mostra la storia delle varie forme di cittadinanza, quindi le varie forme di cittadinanza non sono un assoluto che non può essere cambiato, ma può essere qualcosa che può essere negoziato a seconda della situazione contingente. Poi si dice, questo direi che è la frase più interessante di questo progetto e che potrebbe anche in qualche modo essere la guida per realizzare dei progetti didattici da applicare alla scuola italiana: il metodo storico, ovvero sia la conoscenza dell'epistemologia della storia, è la base dell'analisi razionale di prove e argomentazioni in generale, e quindi in particolare in un contesto come quello politico-sociale, dove invece di razionalità c'è di solito molto poca, invece ci sono appunto atteggiamenti fortemente emotivi. E poi una cosa che appunto non mancava è la pluralità dei punti di vista. Un'altra cosa che io apprezzo in questo progetto è un caveat che in realtà era emerso già nella prima fase dei lavori del Consiglio d'Europa, quando appunto si lavorava sulla storia. A un certo punto c'erano state delle proposte che venivano soprattutto da politici di realizzare dei manuali comuni di storia europea, e tutti gli storici che erano appunto convocati dal Consiglio d'Europa si rifiutavano, perché c'è un manuale unico, significa uno strumento politico di indottrinamento, quindi deve assolutamente restare la pluralità nel lavoro degli storici. E è molto importante proprio perché l'educazione alla cittadinanza ha come rischio quasi naturale quello di essere una forma di indottrinamento, stare attenti al rischio di strumentalizzazione della storia, di indottrinamento dell'educazione alla cittadinanza. Quindi a me sembra che questa volta sono riusciti veramente a dare delle indicazioni che, se applicate, potrebbero consentire di lavorare in maniera efficace nella scuola. Bene, ci stiamo avvicinando alla fine. Vi ho parlato prima appunto che sia l'Unione Europea che il Consiglio d'Europa si sono occupati di queste questioni. Vi ho detto qualcosa sul Consiglio d'Europa, adesso l'Unione Europea, quindi una struttura dove indubbiamente il taglio politico è assolutamente prevalente, mentre il Consiglio d'Europa, pur essendo governato dai ministri dell'educazione dei vari stati, c'è comunque una dialettica fra studiosi e politici, quindi indubbiamente nel contesto dell'Unione Europea solo politici sono. E osservate bene appunto questa dichiarazione di Parigi, che venne fatta nel marzo del 15, dopo l'attentato a Charlie Hebdo e dopo l'attentato islamista di Copenaghen. Quindi, di fronte a una minaccia concreta e immediata, a un certo punto si decide di ricorrere al un potenziamento dell'educazione alla cittadinanza in funzione antiradicalizzazione. Quindi appunto tutte queste parole che leggete sono tratte, senza nessuna sintesi da parte mia, da questo testo delle dichiarazioni di Parigi, che appunto in risposta agli attentati terroristici di Parigi e Copenaghen, e però si aggiunge di simili recenti atrocità in Europa, quindi diciamo non si accusa nessuno in particolare, bisogna assicurare l'acquisizione di competenze civiche e interculturali, quindi l'intercultura ormai sta diventando
una chiave di lettura per risolvere i problemi legati alla società multiculturale. Quindi promozione dei valori democratici, fondamentali, inclusione sociale e non discriminazione. E poi, di nuovo, ritorna questo problema dell'alfabetizzazione digitale come strumento del pensiero critico, ovvero sia, poiché si dice, insomma, il mondo digitale, i social media sono veicolo prevalentemente di disinformazione, così la chiamavamo una volta, non si dice fake news, ma insomma, io sono abituato a parlare di disinformazione dagli anni 60. Allora a questo punto bisogna, diciamo, insegnare a gestire questi strumenti in modo che non venga danneggiato lo sviluppo del pensiero critico e quindi in questo modo resistere a ogni forma di indottrinamento e discriminazione. Poi appunto l'intervento presso i giovani di classi sociali svantaggiate, qui c'è anche un problema appunto legato all'emarginazione di alcuni gruppi sociali in Europa, pensate alle banlieue parigine, e poi appunto promuovere il dialogo interculturale. Ora, a me sembra che questo testo sia molto, molto meno significativo di quello che abbiamo visto del Consiglio d'Europa, però esprime una cosa molto importante, cioè il fatto che di fronte alla crisi sociale, basi politiche, religiose ed economiche, che sta attraversando l'Europa, improvvisamente c'è questa spinta molto forte da parte delle istituzioni europee perché nei vari stati venga ampliato o riformato l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza. Quindi questo spiega anche il perché questi stati si stiano mobilitando in questo senso. Bene, ancora una conclusione e poi due slide a sorpresa. Quindi dunque, la tendenza europea degli ultimi 10 anni è quella a una nuova centralità dell'educazione della cittadinanza vista come panacea sociale. Quanto l'educazione alla cittadinanza possa effettivamente contribuire a sanare queste malattie sociali per ora è soltanto un postulato o un pio desiderio, senza una vera ricerca sociologica che dimostri l'efficacia di certe forme di insegnamento rispetto al modificare certi comportamenti sociali, certi atteggiamenti. Quindi finora siamo, le ricerche in realtà sono pochissime, spesso non vanno nel senso desiderato dai decisori politici. Quindi probabilmente l'unica cosa che si può sperare di ottenere è una maggiore conoscenza, ma non atteggiamenti positivi. In questo contesto l'approccio è multiforme e soprattutto è rapido. Cioè non c'è una strategia unitaria. L'educazione alla cittadinanza continua a essere un insieme indistinto in cui ciascuno ci mette qualche cosa senza che ci sia un vero piano organico. Tutto sommato forse quello che indicava il Consiglio d'Europa, pur essendo limitato al rapporto fra storia ed educazione civica, era l'unica cosa che ha un senso dal punto di vista teorico e pratico. E poi appunto una questione che non viene assolutamente affrontata è la formazione degli insegnanti, anche laddove la formazione degli insegnanti esiste, a differenza che in Italia. Però appunto è una cosa talmente erratica e caotica che è molto difficile fare una scelta. Bene, le due slide supplementari vi danno alcune indicazioni per approfondire questi temi. Qui appunto ci sono 3 volumi sull'Europa, uno vabbè, la solita sintesi di Euridice e l'altro appunto, come vedete dal logo, testi del Consiglio d'Europa, basta che andiate sul sito del Consiglio d'Europa e trovate anche molte altre cose, queste però sono indubbiamente le due più interessanti. E poi, se volete vedere da vicino come si insegna, per essere più precisi, quali sono i programmi di insegnamento in tutto il mondo, andate sul sito del Georg Eckert Institute, dove c'è questa sezione, dove troverete tutti i programmi vigenti e passati, fin grosso modo all'inizio del Novecento, per storia, geografia, etica,
religione, filosofia e tutto ciò che va sotto, diciamo, il cappello dell'educazione alla cittadinanza. Quindi li potete scaricare, sono tutti tra l'altro una lingua originale, quindi avete il controllo diretto sulle fonti. Grazie.